quindi recuperate tutte le partite che erano rimaste, diciamo, in sospeso dopo Pescara-Fiorentina di qualche giorno fa, si sono recuperate anche Crotone-Juve e Bologna-Milan, due partite che hanno visto vincitrici le due squadre più blasonate, cioè da una parte la Juve e da una parte il Milan, anche se con risultati sorprendenti da alcune parti, soprattutto per come si stava svolgendo la partita. Perché dico questo? Perché se da una parte il Crotone ha onorato al massimo il proprio impegno contro la squadra più forte del campionato, dall'altra parte il Milan è riuscita a vincere contro il Bologna nonostante per quasi un tempo intero abbia giocato in 9 contro 11, per 60 minuti in 10 contro 11, mentre per una 40 minuti addirittura in 9, eppure nonostante questo è riuscita a vincere grazie al gol di Pasalic all'89esimo minuto, grazie anche a una prestazione straordinaria di Gerard Deulofeu, che sta pian piano entrando nel cuore dei tifosi milanisti. È una giornata che permette alla Juve purtroppo di allungare a più 7 sulla Roma e al Milan di avvicinarsi di nuovo alle zone alte della classifica. Adesso sono a meno 2 dall'Inter e anche se comunque non hanno più altre partite da recuperare. Ma comunque voglio parlare innanzitutto di Crotone-Juve, una partita che comunque è stata sorprendente non dal punto di vista del risultato, perché ovviamente la Juve ha vinto come era giusto che sia e come è stato giusto guardando proprio la partita, la Juve ha meritato nettamente di vincere, però mi ha sorpreso il giusto atteggiamento del Crotone, perché dopo aver sentito le dichiarazioni dell'allenatore che diceva noi possiamo vincere con la Juve solo se non giocano, solo se non si presentano, quelle dichiarazioni mi hanno veramente dato fastidio, ma non perché doveva dire noi andiamo contro la Juve per vincere, perché mi sembra una cosa un po' assurda, però ammettere così candidamente che tu l'unico modo che hai per poter fare risultato è sperare che non giocano mi sembra una cosa un po' stupida. Magari puoi pensarlo perché sei libero di pensarlo, ma ammetterlo così a spada tratta la tua inferiorità mi sembra una cosa un po' esagerata. Magari bastava dire noi andiamo a giocare, sappiamo che la Juve è più forte di noi, però vediamo un po' quello che riusciamo a fare. E quindi io, dopo aver sentito quelle dichiarazioni, avevo paura di un Crotone messo in campo tanto per andarci e prendere una vagonata di gol. Invece hanno onorato ampiamente la partita, hanno onorato ampiamente l'impegno, e anche se hanno perso questa partita voglio comunque dargli merito perché si sono impegnati. Non sono certo queste partite che ti fanno arrivare alla salvezza, però sono sicuro che se riuscissero a giocare bene, diciamo bene, devo dire eccezionalmente no, però comunque se riuscissero a giocare bene anche le prossime partite come sono riuscito a giocare in questa giornata, sicuramente avrebbero più possibilità di lottare per la salvezza, quantomeno fino alle ultime giornate, perché il livello tecnico è quello che è, però comunque se si impegnano potrebbero fare un buon risultato. Mentre invece al contrario voglio prendermela assolutamente con il Bologna. Allora, io non ce l'ho assolutamente con i tifosi del Bologna né con un giocatore in particolare, con la società, però veramente il Bologna in questa stagione sta facendo un'annata pessima e si sta salvando solo perché ci sono squadre messe addirittura peggio come Palermo, lo stesso Crotone e Pescara, che sia per un motivo che per l'altro stanno facendo un campionato veramente ai limiti del mediocre, se non peggio. Comunque il Bologna, dopo aver preso 7 gol in casa dal Napoli, squadra fortissima, ma 7 gol è una cosa veramente allucinante, hanno perso contro il Milan nonostante per più di 60 minuti abbiano giocato con 2 giocatori in più. E qua però me la prendo anche con l'allenatore Donadoni, perché tu non puoi, considerando che i tuoi avversari sono in 9 e comunque non sono in una situazione mentalmente facile, chiuderti o perlomeno non provare ad attaccare per vincere la partita, perché questa è l'impressione che ho avuto, che Donadoni non abbia voluto realmente vincerla ma portarla comunque a casa il pareggio. Siamo tutti contenti e buonanotte suonatori, ma se tu vedi che la tua squadra avversaria è in difficoltà, ma devi proprio in questo momento devi spingere con più cattiveria per cercare di raggiungere la vittoria. Invece secondo me si è adagiato sugli allori proprio per il motivo che vi ho detto poco fa, perché tanto anche perdendo questa partita sono comunque ampiamente salvi e gliene può fregare di meno di perdere anche questa partita. Di conseguenza, lo ripeto ancora una volta, spero con tutto il cuore che la Serie A torni a 18 squadre, 16 no perché è veramente troppo poco, diciamo, però 18 squadre sarebbe il numero perfetto. E poi magari aumentare anche le retrocessioni a 4 squadre, perché così almeno anche le quart'ultime cominciano a svegliarsi, perché guardiamo l'Empoli, non me la voglio prendere assolutamente con loro, però loro già sono salvi, nonostante stiano facendo anche loro un campionato veramente mediocre. Mettigli paura, fagli vedere che anche loro retrocederebbero se arrivassero quart'ultime. Adesso vediamo se cominceranno a giocare bene e ad impegnarsi, come loro, così come il Bologna. Il Bologna è attualmente è più che salvo, e appunto per questo fa delle partite così veramente inguardabili. Ma l'avrei detto anche se ci avesse giocato la Roma, anche se la Roma avesse vinto 6-0 col Bologna, avrei detto comunque sì che siamo stati bravi, che abbiamo onorato gli impegni e tutto quanto, ma anche che il Bologna
ha fatto una partita del cavolo e sta facendo un'annata del cavolo. Quindi, da una parte voglio complimentarmi con il Crotone, che ha onorato l'impegno e comunque se l'è battuta. Alla fine il livello tecnico è quello che è, la Juve è ampiamente più forte e lo ha dimostrato. Però si sono impegnate, hanno fatto quello che potevano e hanno, diciamo, meritato gli applausi dello stadio. Adesso non ho visto se alla fine partita li hanno applauditi, però comunque se li sarebbero meritati, diciamo così. Mentre invece per quanto riguarda Bologna-Milan, bisogna dare merito al Milan, che è riuscito a rialzarsi nel momento più buio della stagione, con pochi punti e in 9 sono riusciti a vincere una partita che secondo me è molto molto importante, soprattutto dal punto di vista mentale, visto che erano molte partite che non vincevano. E contemporaneamente me la prendo soprattutto con il Bologna, perché ha dimostrato in questa partita di non voler lottare per qualcosa di importante, che non ti dico essere l'Europa League, ma perlomeno una salvezza più tranquilla e un campionato più dignitoso. Invece in questa partita mi ha dimostrato che vogliono fare un'annata del cavolo, salvarsi ma facendo partite ai limiti dell'imbarazzante, e questo non è assolutamente giusto per tutti quei tifosi che pagano per andare allo stadio e che comunque amano la squadra come il Bologna. Non è giusto per loro vedere una squadra così messa in rovina, perché attualmente il Bologna è una squadra in rovina, salvata, concludendo il discorso, da altre squadre che sono messe addirittura peggio. Ci vediamo domani per un altro video, un saluto dal vostro creatore Giostato4, spero che vi sia piaciuto, diciamo, questo mini riassunto di due partite che non ho visto completamente, sia per motivi di lavoro sia perché dopo, tornando a casa, mi sono addormentato e non ho visto veramente tutta la partita. Però guardandola a sprazzi, guardando anche gli highlights a fine partita, sono queste le impressioni che mi sento di dire alla fine di questi due scontri. Un saluto e sempre forza Roma. Ciao ragazzi.